Eccoci qua, ben ritrovati. Allora Alberto, vengo da te, situazione Inter, ci rifacciamo prima a quella inerente Skriniar e Bremer, due situazioni che di fatto stanno andando a braccetto. Sì, chiaramente il titolo è eloquente, azzeccato, perché per chiudere poi definitivamente l'affare Bremer si aspetta di mandare in porto o mandare in Francia, in questo caso Skriniar. Per l'inizio della prossima settimana è previsto il rilancio in casa Inter, si spera quello definitivo, per quanto riguarda Milan Skriniar. Sappiamo che l'offerta da 60 milioni più bonus arrivata alla dirigenza nerazzurra non convince appieno per un ragazzo che, ricordiamo, il prossimo anno andrà a scadenza di contratto, che non ha chiesto la cessione, rimarrebbe volentieri in casa Inter, però questa è una sorta di opportunità, chiaramente una cessione importante dal punto di vista degli introiti, per poi continuare a muoversi e farlo ancora una volta di più rispetto a quanto fatto fino adesso con un mercato importante, quello dell'Inter. La grafica che vedremo tra poco relativa alla formazione ci fa vedere quelli che sono stati i passi già sul mercato da parte di Beppe Marotta. Intanto, ma ne parleremo successivamente del capitolo portieri, ma arriva Onana, dunque la possibilità poi in futuro di andare a proseguire con quello che bene ha fatto in questi anni Handanovic con il portiere che arriva a scuola Ajax. E poi guardate quanti acquisti sono arrivati in casa Inter, da Aslani a Mkhitaryan che si è accordato post Roma, l'arrivo di Lukaku che ha smosso con un entusiasmo incredibile tutta la tifoseria alla ricerca della rivincita sul Milan, la possibilità di vincere la seconda stella, questo bel prospetto di Bellanova che è arrivato sulla fascia per dare un po' di ricambio a Dumfries, e chissà che non possa sbocciare definitivamente. Poi Gosens, arrivato già nello scorso mercato di gennaio, ma problema fisico. Il mercato dell'Inter è vivo, però come dicevamo poco fa, per sbloccare definitivamente Bremer, che ha già raggiunto un accordo di massima, almeno il suo agente lo ha già raggiunto con l'Inter, bisogna aspettare il via libera della trattativa Skriniar, che come dicevamo poco fa dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana con un rilancio di almeno 70 milioni di base fissa. Tante voci in questi giorni, addirittura qualcuno diceva ormai rimane Skriniar, non parte più, adesso invece pare vicino al Paris Saint-Germain. Sì, l'Inter anche martedì, quando siamo stati diciamo in conferenza e post conferenza, si è capito che l'Inter vuole tenere duro sul discorso cash, soldi, prima offerta, magari non proprio 80-80, però nemmeno 60 come al momento è un po' fermo il Paris Saint-Germain. Però da quello che si è capito anche con i dirigenti dell'Inter martedì, eccetera, un difensore deve arrivare perché è uscito Ranocchia, dovrebbe uscire anche un altro, un titolare, però non due titolari, quindi se parte Skriniar non parte De Vrij, e comunque il primo ingresso non è il sostituto di Ranocchia, simil Ranocchia, ma è Bremer, il primo comunque. È vero che c'è bisogno di fare... Cioè Bremer arriva a prescindere da Skriniar che parte o meno? Da quello che ci hanno detto sì, però nella loro testa c'è che parte un titolare, quindi però non si vuole vendere a prescindere, si vende perché arriva un'offerta, come dicono loro, alta. Quindi Bremer, che è un discorso che è iniziato 6 mesi fa, qua ne abbiamo parlato 1000 volte, anche quando noi abbiamo espresso qualche dubbio con la dirigenza dell'Inter dicendo sì, ma c'è l'accordo col giocatore, ma col Torino quando iniziano questi colloqui? Ho detto no, sono già iniziati ed erano già iniziati, ma voi non lo sapevate. E adesso sono ancora andati avanti. È vero, il Torino insiste con 40, l'Inter è partita da 25, però in questo momento è arrivato il momento in cui l'agente di Bremer andrà da Cairo per, probabilmente dalle ultime notizie che ho raccolto, già forse lunedì, martedì, per dire avevi promesso, avevi detto che ci venivamo incontro, 40 e venirsi incontro, quindi l'Inter però deve fare perché, un passo. Scusate, ma se De Ligt vale 90, Skriniar vale 70, Bremer però De Ligt non aveva fatto nessun, diciamo, prolungamento in vista di una cessione. Bremer già col Torino avevano deciso che questa era l'estate in cui partiva, tanto che se non parte adesso e parte l'anno prossimo, ma lui vuole partire adesso, andrebbe via 15, già stabilito. De Ligt, sì, no, 5 De Ligt. A 5. No, 15, c'è la clausola su che hanno messo. Ma sta clausola, io non lo so. No, ma tanto non parte l'anno prossimo, parte quest'anno. Perché lui vuole fare la scena, vuole partire. Il Torino lo sa e l'Inter
sta andando anche verso il Torino. Magari no, che regalano, si parla voglia di andare all'Inter, ma si parla di 30 milioni. Cioè, improvvisamente, ma va, 30 milioni si parla. Ecco la formula, siccome Skriniar ancora non ci sono i soldi. No, vedrai che non arriveranno a 40, non arriveranno mai, magari metteranno un giocatore in prestito, due giocatori in prestito, perché il Torino è interessatissimo a Casadei, che oggi si è aggregato con la prima squadra, che ha avuto una prima sgambata, hanno fatto quanto vale? No, non glielo vendono, perché l'Inter non vuole, lo darebbe in prestito come l'operazione Pobega del Milan. Quindi, te lo fanno Bremer, te lo fanno no, 25-30 perché c'è Casadei. No, però un valore in più, è un valore aggiunto. No, che è a Mazzucca. Romagna mia. Non era uno. Non era, vabbè, poi ne sentirete parlare di Casadei. Che, no, scrivetevelo, scrivetelo. Cioè, allora, è uno dei tanti giovani, tanti hanno fatto lui sembra bravissimo. Sia il Torino, anche il Chelsea, quando si è parlato di Skriniar, ha chiesto informazioni perché voleva. Ma lui in primavera fa la differenza. Sì, però il fulcro del discorso non era Casadei, era che quindi Bremer può arrivare e arriverà alla fine. Poi però l'Inter, ieri per esempio, sono andati in sede all'Inter gli agenti di Zagadou a proporre questo giocatore svincolato dal Borussia Dortmund, 23 anni. Perché? Perché il secondo obiettivo dell'Inter, Milenkovic... Poi sentiamo anche gli altri. Sì, sì, no, velocissimo, allora su Milenkovic, però per chiudere il quadro... Milenkovic è un giocatore corteggiato da Juve, Napoli, prima diceva Marcello Ramadani quando ha parlato di Koulibaly, e quindi l'Inter magari si sta iniziando a preparare nel caso in cui non arrivasse subito l'offerta per Skriniar, se la Juventus inizia un'asta, Commisso è contentissimo e l'Inter non andrà dietro a fare aste per il secondo. Però su Bremer io credo che la settimana, adesso abbiamo detto mille volte la settimana prossima, ma il giocatore è andato in ritiro e sta un po' iniziando a spingere, credo che questa sarà la settimana in cui decisiva. Arriverà. Invece su Skriniar Paris Saint-Germain dipende molto dal Paris Saint-Germain. Cioè se Paris Saint-Germain rimane fermo, l'Inter a 60 non glielo vuole dare. Vado da Ugo un po' fuori dal coro. Fuori dal mazzo. Credo, il fatto che l'Inter perda Perisic e forse Skriniar. Ma non è finita. No, dico, non si sta un po' banalizzando queste due assenze, è vero? Poi è arrivato Lukaku, cioè non è che l'Inter non ha mantenuto la premessa. Però sono due giocatori che l'anno scorso hanno avuto un peso specifico non importante di più. Cioè, se prendi Bremer e lanci Gosens, fai pari e patta con queste no, due ma senze. Oltretutto si dicono che non hanno bisogno di soldi e quindi non hanno problemi di vendere, perché cioè, non hanno problemi per acquistare. Non è assolutamente vero. E ti dirò di più, guarda, sai che io sono, mi piace rischiare nelle mie dichiarazioni. Devono stare attenti a Lautaro prima che scada la campagna. Ma hai già detto che non va via. No. Non va via. È felicissimo, no. E non c'è nessuna squadra che lo sta cercando. Ah, aspetta, ma aspetta un attimo. Il Tottenham ci ha provato, ma il Tottenham non è una squadra è ancora presto. Ah, se c'è Conte di mezzo, è tranquillo che può andare tutto in porto tranquillo. Tanto Perisic. Ma Perisic voleva la Premier. Hai capito? Siccome hanno preso esatto. E allora dicono: è impossibile che vada via Lautaro. Attenzione, perché io lo sento. Un odore di rischio molto. Senti, molto Alberto? No, a proposito di quello che dice Ugo, soprattutto su Lautaro Martinez, vi segnalo quest'oggi una sgambatura, una primissima amichevole in casa Inter contro l'FC Milanese, terminata 10-0 nel tardo pomeriggio di quest'oggi. Tanti abbracci, soprattutto tra Lukaku e Dybala. Questo è un lapsus. Tra Lukaku e Lautaro, gli ultimi giorni anche per noi. Tra Lukaku e Lautaro Martinez, che sono andati entrambi in gol, addirittura ci sono diversi. C'è chi le ha ricordati come vecchi tempi, un'intesa che è ritornata subito dopo 12 mesi come vecchi tempi. L'Inter ha twittato poco fa, mettendo insieme un'immagine di Lukaku e Lautaro, insieme a una famosissima immagine tratta da un cartone animato Dragon Ball. La sorta di fusione, no? Chi si ricorda probabilmente dicendo Lula e i cuori nerazzurri, per Dragon cui Ball. Per togliere un po' di voci di mercato su Lautaro Martinez, che voleva fortemente il ritorno di Lukaku. Dragon Ball. Senti, e Skriniar Perisic, ci ripeto, sarebbero assenze pesanti oppure l'Inter sta sopperendo con Bremer, lo stesso Gosens dopo grande Perisic ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso, quindi se Gosens torna a quello dell'Atalanta lo sostituisce sicuramente bene. Tant'è perché Gosens anche per è me. Molto forte, però no. Deve tornare quello dell'Atalanta. Skriniar è una colonna della difesa dell'Inter. Questo se viene a mancare bisogna vedere chi arriva al suo posto. E anch'io sono d'accordo che Bremer
è avviato verso la strada di Appiano Gentile, però non alle condizioni che qua disegna Michele. Cioè, per me lo pagheranno. Però Marcello, andando oltre Bremer, poi Cairo glielo farà pagare. Però Marcello, sei d'accordo che andando oltre Bremer, prima abbiamo visto la Juve che ha tanti giocatori che sta aggiungendo, però è un cantiere aperto. Sì, sì, qua tra un mese si comincia, qua vedi già tutto fatto. Ma l'Inter si è già mossa, non dico questo. Però ha ragione anche il fuori dal coro. Ugo, perché su cosa? Fuori dal coro, perché lui ti ricorda che dice guarda che tu hai dei problemi. Cioè? Economici? Vabbè, ma quello tutti. Io veramente, ogni volta che o sono collegato o vengo qua, incontro voi. Te, abusato, che salutiamo, Riccardo, ci stava guardando. Chiamalo per nome, Riccardo. Riccardo, ho sempre chiamato abusato. Tremo, il duo, no? Cioè, sento sempre, no, problemi, sì. Ormai superati. L'ultima volta abusato mi ha detto anche, no, i 60 milioni... Prossimo 30 bilancio, giugno 2023. Bilancio. Ma ce l'hanno detto martedì. Mentre invece, fuori dal coro, Ugo ti ha detto: attenzione, che tu non hai risolto i problemi, tu devi vendere. Ho capito, ma io devi vendere. Scusa. Entro quest'anno, tu devi fare questo mercato. No, ci hanno detto questo bilancio martedì, abbiamo avuto la possibilità. E quando gli fai i soldi a Natale, sotto l'albero, te li trovi, che te li porta Babbo Natale. Sai che c'è la risposta. Posso fare un inciso? Non è che ci hanno detto è così è la verità, vi hanno detto, no, però voglio ma dire, ma i conti sono lì, non credo che dica l'Inter quello che vuole che tu sappia, per certo, però anzi, ti dice quello che vuole che tu sappia, tanto che l'Inter sta trattando Skriniar adesso, non l'anno prossimo. Esattamente. Ho capito, però fanno non era previsto che Skriniar andasse via, no, era previsto che bisognava abbassare anche tu quest'anno i costi, previsto no, che uno sicuro, uno sicuro, come a Chimi l'anno scorso, Bastoni o Skriniar, stiamo parlando comunque Skriniar di un pezzo forte. Non te l'aspettavi Skriniar, no, so non... che arriva l'offerta su Skriniar, certo, dipende se dall'offerta, se arrivano tanti 70 milioni, esatto, però l'anno scorso in un calcio che abbiamo tutti, questo vuol dire che chiunque lì in vendita, ecco perché quando fuori dal coro ti dice come è andata. Dopo ne parliamo di De Ligt. Va bene, abbiamo parlato. Ma in teoria no, però se volete parlarne, prego. No, ma nel senso che oggi tutti la Juve chiude a meno 105, cioè il 30 giugno passato. La Juve, noi lo diciamo, ci sono dei problemi alla Juve. No, ma ci sono a tutti i problemi. Tu ne hai di più. Eh sì, ma ci sono sicuro. Solo che poi Marotta, ormai li supera tutti. Però Marcello, però tanto gliel'hai detto, cioè no, siamo sempre lì sui problemi, e dice che sembra una cosa strana, ma l'anno scorso l'Inter ha incassato, no, e ha fatto la squadra e ha lottato per lo scudetto, quest'anno sta incassando, incasserà due giocatori, hai perso due giocatori, e dove è arrivata? Seconda la Juve, che invece non ha perso i giocatori, la Juve infatti è un altro discorso, e quest'anno e quindi Marotta è che la Juve ha fatto pena, e quindi vuol dire che i dirigenti sono secondo. Io sono d'accordo sia con Paolo che con la voce fuori campo, sì, perché è vero è che insomma vengono dette delle cose che assolutamente lui sulla scheda, esatto, cioè non corrispondono a una verità assoluta, e secondo me le dicono apposta ai giornalisti per farli rimanere un po' così, no, un po' in sordina, perché sennò sarebbero indirizzarli o comunque fargli star quieti. E poi certo, bravo, c'è bisogno di certi dirigenti, ma sono buoni, bravi a indirizzare, di essere scemi o diversamente furbi, no, è proprio una questione secondo me di abilità, di una tecnica che deve sapere quietare gli animi. Un bravo dirigente sa anche come ammaestrare i giornalisti, un bravo dirigente, ma Rotta in questo è maestro. Non vuol dire che voi siate degli sciocchi, attenzione, non ho detto questo, non lo pensano sicuramente neanche ausilio, loro, proprio per quel motivo lì vi imbonano e vi tengono. Sì, no, ma io sto valutando i fatti. Ma non è nella prima. Esatto. L'arte del convincimento. Ma non è nella prima, nell'ultima volta. Capito, ma una cosa sono le notizie e una cosa è quello che uno vuol far credere. Ma ce l'hai problemi, no? Chi?
Ah, le idee? Chi? 120? Chi? No, ho capito, però tu hai detto anche la Juve ha un bilancio così. Però quando abbiamo affrontato l'argomento Juve non c'è quel tipo di premessa nel valutare. No, se abbiamo detto che devono vendere dei litri per andare a fare a mercato. Appunto. Perché adesso hanno preso abbiamo anche detto zero. Come mai non riescono. Sono d'accordo, ma non l'abbiamo impostato. Per parametri zero hanno preso. Certo. Per fare mercato adesso. Come mai abbiamo detto. Stop. Stop al telefono. Torniamo subito, 2 minuti. Interessante che mi ha preannunciato Alberto e tra poco ve la raccontiamo. Andiamo un attimo sul capitolo portiere. Inzaghi in conferenza stampa ne ha parlato. Partirà come portiere titolare Handanovic perché se l'è meritato per la stagione che ha fatto l'anno scorso, che è stata ottima, e poi insomma conosciamo tutti il valore di Onana, che è un giocatore giovanissimo del 95, che è il portiere del futuro dell'Inter, e quest'anno già avrà le occasioni per mettersi in mostra perché ci abbiamo puntato fortemente con la società già un anno fa. Allora, Ugo, perché ti sei levato le scarpe? No, siccome poi vado in discoteca. Sono io che gliele presto. E allora volevo sapere un po' a favore di camera. Se ti piace. Mi piace di lato, scarpa. Di lato. Sì, devi farla vedere meglio, guarda, perché viene su un po' della camera. Non lo so, mi hanno detto che faceva ridere, sentiamo. Okay. Ti sei fidato troppo. Mi sono piace, fidato. Marcello, posso andare in discoteca? Ma cos'è, la Milano Fashion Week? Tu vuoi metterle? No, sì. Va in discoteca dopo, c'è una serata. Ma se già... Non è come noi che andiamo a dormire, che siamo belli. Vabbè, la serata ma bella... Ma guarda che cadi con ti piace, vedi, cadi bella, vedi, viene su così. No, sto in piedi, ballo anche, faccio l'antica mortale. Va bene, vabbè, immaginavo la stiamo più, buttando un po' così. Ma no, non stiamo... capisco ancora il connesso. Non lo so. Inzaghi ha rinnovato. Sì, Inzaghi. Handanovic ha rinnovato. Basta. Inzaghi ha rinnovato. Non l'ha capito. Mi state rincoglionendo. Handanovic ha rinnovato fino al 2023. Sì. Inter che prende Onana. Inzaghi che dice gioca Handanovic. Si crea un dualismo antipatico oppure. È una situazione delicata, secondo me. Situazione delicata. Delicata perché? Perché Handanovic è sempre stato super competitivo. Oggi ha insomma un po' si è stato ufficializzato oggi perché era giusto il 9 di luglio 2012, esattamente 10 anni fa, arrivava all'Inter. E lui, tra l'altro, è stato sempre tra i migliori in un Inter che non era la migliore. Vero. Poi, quando è iniziato lui il calo, è coinciso invece con l'Inter che ha iniziato a vincere. Sì. E da capitano ha alzato anche questi primi 3 trofei. E quindi comunque ci sta prendendo gusto. Lui è un, ripeto, super professionale e professionista, quindi si sente ancora voglioso di essere protagonista, però c'è un problema. Io vedo tutti questi campioni da Totti, altri, ognuno poi con il loro ruolo, la loro differenza, Ibrahimovic, che qualcuno glielo deve dire quando è il momento. Cioè, se tu aspetti loro, per loro non è mai il momento. Magari in porta fai ancora più fatica perché non corri. Poi nessuno gliel'ha detto, gli hanno rinnovato il contratto, si vede che ritengono che sia ancora ottimo. Sì, però gliel'hanno rinnovato, aspetta, per un anno con cifre al ribasso, prendendo stavolta un portiere che sarà, non so quando, ma prima o poi il titolare, perché guadagna anche di più. Però Inzaghi è stato chiaro, ha detto. Inzaghi è stato chiaro. C'è il titolare. Secondo me ci può, diciamo, anche stare, nel senso... se tu scegli di rinnovare Handanovic, ci può stare che tu all'inizio dica parte Handanovic, che è il capitano, perché attenzione anche al, diciamo, ad Handanovic nello spogliatoio, questo è un altro aspetto, ma anche la comunicazione con la difesa nel partire dal basso, cioè ci sta, parte però, Handanovic. Okay, però stringiamo, no, io cosa sono per Onana, io che sono se per Handanovic Onana dovesse fare 2 o 3 cappelle... salta il posto, cioè come te la immagini la stagione? Io me la immagino che in allenamento Onana più prima che poi si deve prendere il posto, okay, perché fa vedere anche già in allenamento, non nelle partite, di essere più forte, reattivo, più pronto, giovane, ok. Come la vedete voi? Poi vediamo. Quello che ha detto lui? Handanovic, Onana? Lui non si fida di Handanovic. No, non si fida. No, non mi fido ma più. Ma di Onana ti fidi invece? A me Onana piace molto, però... Nel senso che un portiere moderno gioca, era molto reattivo, è uno che gioca. Portiere anche che giocava titolare nell'Ajax. Nell'Ajax ha giocato. Sì, a parte quando c'è stata la squalifica. Con la Juve, i quarti di Champions. A parte la squalifica, aveva sempre giocato titolare. Sì, la finale lei contro il Manchester a fare United. La panchina. No, cioè, infatti, tra l'altro, ha anche una personalità, una leadership forte. No. Però quindi ti piace. Deve conquistare la fiducia anche dei compagni per giocando insieme con i difensori. Voi cosa dite? Una volta c'era il primo e il dodicesimo, adesso invece spesso si crea questo dualismo. L'anno scorso abbiamo visto a Paris Saint-Germain. Ma secondo me sicuramente... sotto sotto hanno già deciso, capito? Sia Handanovic che l'altro portiere, che l'allenatore. Si sa che magari adesso ci sarà un periodo, non so, non riesco a immaginare quale sia, hai capito, cosa abbiano deciso.
però sicuramente hanno già deciso. Quindi ci sarà uno scivolo verso Onana in ma questa sì, stagione? Quello per forza. Cioè, non so, lo andavi a prendere. Non so in che modo. Cioè, un giocatore del genere non puoi andarlo a prendere. Tra l'altro l'hai preso anche a parametro zero perché proprio ti piaceva. È un giocatore giovane, forte, un bravo portiere. Quanti anni ha? 26. 26. Cioè, quindi secondo me è il futuro lui. È il suo futuro. Anche inizia, presente, si magari. Parte con Andanovic che è anche il capitano, no? E si parte con lui. Poi pian piano... lo accomodi. Sì, vabbè, sì. Vedremo. Vediamo se invece Dybala si accomoda a casa sì. Inter tra due minuti per Dybala e poi ci chiediamo noi qua in studio se Dybala serve davvero all'Inter. Alberto, prima a te. Allora, intanto cerchiamo un attimo di riepilogare la situazione di Dybala, perché oramai conosciamo benissimo quella che era l'offerta dell'Inter, i famosi 5 milioni di euro all'anno più il milione aggiuntivo a Dybala al scattare del 50% delle presenze dell'argentino, cosa che non è piaciuta per niente ad Antun, a colui che rappresenta Paolo Dybala in sede di trattative. Dybala, rientro previsto in queste ore da Miami per intensificare poi la preparazione atletica in vista di trovare una squadra, perché quello che è comunque ufficiale è che in questo momento Dybala una squadra non ce l'ha. Si è salutato nelle scorse ore, negli scorsi giorni con la Juventus, ma ancora non ha una squadra, e ha perso anche il numero 10 della Juventus, adesso di proprietà di Paul Pogba. Quello che ti segnalavo prima, e che adesso diciamo, è che avevamo già accennato a questa sorta di sgambatura interna con l'FC milanese per l'Inter, terminata 10-0 in gol sia Lukaku che Lautaro Martinez. Ma perché richiama in un certo senso Paolo Dybala? Perché a un certo punto di questa sgambatura Simone Inzaghi ha messo in campo il 3-4-1-2, quindi col trequartista, schierando Correa dietro le due punte, Lukaku e Lautaro Martinez. C'è chi va a prendere questa sorta di mossa tattica, che è una novità per Inzaghi, come un possibile indizio di mercato per prepararsi a un possibile arrivo di Paolo Dybala. Allora, lo scopriremo solo vivendo, magari l'ha fatto perché la formazione contro era abbastanza abbordabile, o magari perché già si sta preparando. A partita in corso può essere una soluzione. Lui quest'anno tante volte, quando l'Inter era 0-0, anche 1-1 a Bologna, cambiava semplicemente gli attaccanti. No, a volte se l'Inter doveva segnare metteva il trequartista al posto del centrocampista, quindi questo 3-4-1-2 che Ugo poi non può sentire. Perché guarda, vedi, era... guarda che faccio, guarda. Sì, era via. No, ma ha detto Alberto. Chi sarebbe il trequartista? Dybala? No, il trequartista l'Inter adesso ne ha tanti che lo possono fare. Cialanoglu, Mkhitaryan, Dybala, Correa. Quando cavolo ha fatto il trequartista Dybala? Quando Allegri ti ricordi che si svegliò e disse ho fatto un sogno. Ma gli hanno dato il 10, ma non ha mai fatto il trequartista. Quando disse ho fatto un sogno e vise Mandzukic, Dybala, Cuadrado e Higuaín davanti, ti ricordi? 4-2-3-1. Aveva mangiato pesante quella sera lì. No, però poi fece bene, però aveva Mandzukic e Cuadrado che si facevano comunque tanta corsa. Ma faceva sempre la seconda punta. Vabbè, ma io infatti ho parlato. L'ultima mezz'ora 6-0-0 con la piccola e sbilanci lì la squadra dall'inizio. Vabbè, quindi Dybala serve all'Inter, Raffaella? Ah, secondo me non è fondamentale per l'Inter Dybala. Io credo che debba prendere un'altra strada, poi sbaglierò. Non quale? Credo. A quella di Roma, dicevi. No, ma in generale andare a fare qualcos'altro, cioè deve essere il primo in Gallia e non l'ultimo a Roma, secondo me. Io l'avrei portato volentieri a Milano. Al Milano. Sì. E all'Inter perché? Come lo vedi? Ma al Milan no, avrebbe avuto un altro contest, secondo me. L'Inter no, troppi. Non giocherà neanche Cialanoglu, ma Mkhitaryan gli porta via il posto a tutti, perché secondo me è il più bel acquisto che abbia fatto l'Inter. Assolutamente, sì. E invece il Milan, uno così, se si riesce a tirargli fuori, come si dice, quella roba lì, esatto. Ah. E allora secondo me è un grande giocatore. Ieri ce li ha, ecco. Un gran giocatore, però. Però la giornata. Però è un tentativo. È sicuramente più adatto al Milan che all'Inter. No, esatto. Dice di no. No, io non sono d'accordo. Però. Vabbè, ognuno tira l'acqua al suo mulino. No. Però guarda che voi ne avete troppi, dai. Diciamo che nel Milan sarebbe titolare nell'Inter. Ma il Milan sta seguendo De Ketelaere. C'è l'inferno della gente. Certo, il Milan è solo di profilo, però il Milan sarebbe titolare se andasse. Siete prima. Se non prende quelli che vuole prendere. Dovrebbe giocare un po'. Se non prende quelli che vuole prendere. Ma invece vuole prendere. Stiamo dicendo che va al Milan. Stiamo dicendo che al Milan sarebbe titolare. Cerca di capire. Nell'Inter cose. Che te ne fai di capire 100 volte. Nell'Inter si dovrebbe
dovrebbe giocare, perché secondo me non sarebbe titolare, visto che cioè, possono se Dybala va al Milan non è titolare. Ma lui sta male se non è titolare, se non gioca, si deprime, perché non lo vuole titolare, vede altri tipi di caratteristiche, preferisce altri profili, preferisce altri profili, certo, questo è un altro qualche problema. Indagine però, l'ha fatta Marcello, tu storci sempre il naso, ma no, ma cioè io su Dybala ho la mia idea, vado in conflitto con tantissimi juventini che magari adesso mi stanno guardando e mi stanno maledendo dicendo che se tu neghi il fatto che Dybala sia un top player non capisci il calcio. Io di calcio ne capisco molto di più di quelli che sono fissati e sono ancora ammagliati da questo giocatorino, questo giocatore, no? Sì, anche James Rodriguez nella sua carriera ha fatto 120 gol. Ascoltami, che poi non capisci quello che ti diciamo io e Paolo. Nella Juventus tu ascoltami, non interrompa a parlare sopra, che non capisci. Della storia. Allora, James sì, ha fatto 120. Vabbè, tanti. Nessuno sta dicendo perché 120. Rodriguez sono pochi, e ha giocato anche nel Real Madrid e nel Bayern Monaco James Rodriguez. Adesso a 30 anni dov'è James Rodriguez? Per guadagnare i soldi che vorrebbe anche Dybala è andato in Qatar. In Qatar, sta lì, sverna in Qatar e gioca lì. Perché secondo me James Rodriguez anche lui è un giocatorino, anche se segna tanti gol, ha fatto tanti gol, ma francamente a me piacciono i giocatori che segnano gol e che sono decisivi. Tipo Dybala, Juve-Inter di due anni Platini fa. Tipo Platini, che io ho avuto l'onore di vedere. Così come loro hanno avuto Platini l'onore di vedere il Milan degli olandesi. Io ho avuto l'onore di vedere Platini giocare così, l'ho visto così. Era un'altra cosa, è inutile che l'altro si mette così. Quando fa il gol allo Spartak Mosca. È un omaggio Mosca, alla storia. Allo Spartak Mosca fa così, no? Si mette così. Quando quello ha vinto tre palloni d'oro, stai lontano. Stai lontano dagli dèi. Stai lontano, non nominare gli dèi. Ma perché tu lo vuoi sminuire, lo accosti agli dèi. Ma no, ma non è Io lo sminuivo già quando era la Juve, e purtroppo c'è gente che è come la Bella Addormentata nell'incantesimo, no? Purtroppo quando Dybala toccava la palla al Jay Stadium, un colpo di tacco. È così. Io no, perché io da un giocatore mi piace vedere anche quelle cose lì, ma poi voglio sul tavolo quando serve. E per me, cari juventini che ci state guardando, e spero siete in tanti, per me Dybala me lo sono misurato la sera di Cardiff. Ve la ricordate Cardiff? Visto che molti di voi continuano sempre a dire vogliamo la Champions, anch'io la voglio, come voi. Quella sera Dybala c'era? Cosa ha fatto Dybala quella sera? Il fantasma! Mandzukic fece il gol più bello della Champions, perché venne anche premiato. Dybala fece un tiro in porta, il vostro grande top player, il vostro grande, si capisce di calcio solo se si apprezza Dybala. No, tant'è vero che tutte le squadre, non c'è la coda, non c'è il Real Madrid. No Marcello, l'ultimo scudetto finire, che hai vinto lo sfogo, lasciami stare. Il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, quelle dove anche ha giocato James Rodriguez, ha giocato nel Real Madrid e il Bayern Monaco, queste che sognava lui non ci sono. Perché l'Inter non gli offre quello che vorrebbe lui, essendo Dybala top player? Bisognerebbe approfittarne di Baia top player, no? Lo prendo, cavolo, è a zero, top player, gli do quello che vuole perché l'ho rubato alla Juve, no? Poi lo posso anche mostrare, l'ho tolto alla Juve, ma gli ho dato i soldi che voleva perché gli ho tolto il top player. No, non glieli danno. Ma perché non capiscono di calcio? Non capiscono di Camarotta, ma non capisce di calcio? Ma perché noi Marotta ha detto questo, che è vero, però c'è stato più bagarre, però Marotta ha detto è un bel giocatore, ma ragazzi, ha tanto talento. Poi sì, però il talento non basta, ci vogliono anche i maroni. Abbiamo... E lui non li ha, non ha il carattere, non c'ha la personalità, non è in grado di prenderti la squadra e di portarla a vincere. Ha bisogno degli altri. Ha vinto 5 scudetti grazie anche a tutti i compagni forti che aveva intorno. E lui ci ha messo la finale. Grazie. Di Cardiff, anche perché vai, i compagni non hanno vinto le finali come lui. Ma lui l'ultimo scudetto però è stato il migliore. Ci sono dei giocatori che nelle finali da solo trascinano le squadre. Lui non è in grado. Neanche Cristiano Ronaldo non è stato in grado. Cristiano e siamo Ronaldo. Tutti ancora ammagliati da questo qui, nemmeno... che francamente non in giro nel mondo non però parlano ti sto di lui, dicendo che ne parliamo in Italia. Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, ha fatto un quarto, un ottavo e un ottavo
Però io non sminuisco Cristiano Ronaldo che ha vinto 5 palloni d'oro dicendo non ha vinto da solo la Champions. Ma certo che c'è una differenza, ma sto dicendo Dybala, l'ultimo campionato che ha vinto la Juve, è stato premiato miglior giocatore del campionato. Ha vinto quel premio lì. Sai perché l'ha vinto? Perché a Juve Inter ha preso la palla a centrocampo, se n'è andato in porta. Oh, con quei soldi 7 milioni e 2, meno male che ogni tanto fa un gol all'Inter al Milan. E meno male! Anche all'andata! Anche nell'amichevole! E meno male che ogni tanto gli veniva a rifare adesso, il gol! Cioè quel 7 milioni e 2, il top player! Per rispondere poi però, però delle partite quelle che contavano, a parte il Barcellona, scusate, perché poi so già, perché vi sento. La doppietta del Barcellona. Ma il Barcellona, l'unica sera. L'unica che fece la grande come Balotelli a Kiev in Italia-Germania, che fece i due gol, ce lo ricordiamo per però quello. Però Marcello, per rispondere al fatto che io non c'è lo la voglio fila. Sempre non c'è Platini, la fila. C'era sempre a parte la finale, anche lui un altro perse la finale con l'Hamburgo quella sera, anche lui però Platini ha vinto 3 palloni d'oro, l'hai detto prima, purtroppo sempre sto eco che sei purtroppo in quella disgraziata purtroppo finale di Bruxelles, certo. La disgraziata finale Platini ci fu quella sera, ci fu, certo, però, ci fu. Però scusa Marcello, tu hai detto abbiamo detto prima cosa, dice, non è stato decisivo. Abbiamo capito che per quello che ha vinto la Juve, i campionati, anche lui è stato decisivo alcune volte, ma importante almeno le altre. Sul discorso non c'è la fila, lui paga gli ultimi 2 anni di infortuni, Covid, post-Covid, muscolari. Lui dal Covid non si è più ripreso. Oh, quindi questo, la fila. Marotta non capisce niente perché non offre di non più. Non è l'unico che ha preso Marotta il Covid. Marotta invece ha detto, è la migliore occasione possibile, ha parlato con Antun e vuole portarlo a casa in tutti ma i su modi. Questo io sono assolutamente d'accordo con te, che è un'occasione, se ne approfitta, ne può anche approfittare il Milan, è un'occasione. Fossi milanista e mi dicono, preferisci Dybala o De Ketelaere? Io vado su De Ketelaere. Ma loro vanno su De Ketelaere, infatti. Che è più giovane e soprattutto io ho visto in quel ragazzo lì, dei colpi veramente unici, una visione di gioco che a quell'età però lì ce l'hanno in pochi. Non sono paragonabili. Ce l'hanno in pochi, non sono paragonabili. Poi soprattutto quello è sano, quello non è neanche più sano. E francamente io andrei su De Ketelaere. E se Baldini prende De Ketelaere è intelligente. No, ma lo prende anche per una questione di costi, di tattica, di funzionalità, di prospettiva, di filosofia, di tutti i motivi. Partiamo da lui. Prima Raffaella su Dybala, vuol dire? Sono perfetto. Esattamente d'accordo, non faccio una standing ovation a Marcello perché secondo me farà pure questo discorso la nazione bianconera. Sì, no, assolutamente. No, io non sono una dybaliana, diciamo così, dybalista. Non mi è mai piaciuto. No, non, ma no, di, quello che è dybalista, dybaliana, non mi è mai piaciuto. Non dico che non sia stato uno ha fatto il suo. È stato nessuno glielo toglie, il suo marcatore nella storia della Juve, non puoi dire che è uno di tutti i tempi, non puoi dire che un brocco non glielo puoi dire, ci manca. Io sto scrivendo il mio parere personale, che non vuol dire, io ho sempre detto che sicuramente è stato ed è un buon giocatore, oggi consentimi non è più. A oggi deve riscattarsi pure lui, perché dai, sì. Non è che abbia fatto tutta però sta... prima abbiamo parlato di Pogba, mentre... che viene da stagioni negative, non l'abbiamo sminuito così. Pogba è meglio. Ugo invece è un estimatore. Fisicamente è un'altra, cioè sì, tutta un'altra roba. Abbiamo detto tutto, è ovvio, nel caso in cui non arrivasse il ragazzo prodigio belga, io un tentativo farei. È un'occasione, un giocatore di talento a dei prezzi, ai prezzi che gli hai proposto tu. Certo. Ah, certo. Il Milan gli ha proposto 4 milioni. Certo. L'Inter di più, quindi ma almeno non è molto di più, 6 milioni in tutto. Ma ti rendete conto che è l'unico top player che va via a parametro zero dalla squadra e va a prendere di meno a 29 anni, non a 38. Questa non si era mai sentita. Non a 38, non a 34. Koulibaly adesso gli hanno fatto stasera 6 perché si è inserita alla Juve, ma Bernardeschi se ne è dovuto andare all'estero, Insigne se ne è dovuto andare all'estero. No, ma sto dicendo che è una situazione comune, difficile, ci sono giocatori inimmaginabili che finisce il contratto. Valore dei giocatori. Ma Bernardeschi, era un altro. Neymar lo vogliono regalare pagando l'ingaggio, parte dell'ingaggio, ma nessuno se la colla. Vabbè, ma ci credo, c'è un ingaggio di 30 milioni. No, ma per dire che è una situazione. Ma tu hai visto con me tante partite della Juve. Sì. Bernardeschi, quante volte l'abbiamo promosso quest'anno? Sì, sì. E allora, normale. Ma come le vediamo noi? È un altro livello. Le vedono gli altri. Rispetto a Bernardeschi, sì. Torniamo subito con il Milan.